Live Social. Un saluto e bentornati a tutti gli amici di Live Social e di Radio Roma Capitale, bentornati qui nel nostro spazio dedicato ai nostri ospiti, ma soprattutto dedicato alle loro storie. Vengono qui a raccontarci un pochino quello di cui si occupano e molto spesso coincidono queste storie con le loro passioni. Allora a noi piace, insomma, farci così portare ogni volta in un ambito, in un settore diverso. Oggi parliamo di sport, in particolare di basket, quindi assolutamente dovete rimanere con noi, ma soprattutto andare poi a condividere la nostra pagina Facebook Live Social e i nostri hashtag interviste e storie. Allora io sono in compagnia di Marco Martiri, direttore responsabile Associazione Basket Coach. Benvenuto. Grazie. Marco, benvenuto, ciao, grazie. Come stai? Bene, tutto bene per fortuna. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per avermi invitato. Allora, per prima cosa, Marco, io sono molto curiosa di sapere come nasce questa associazione, insomma, da dove sei partito. Immagino tu sia un appassionato di basket. Sì, beh, io ho giocato malamente, ma ho giocato, poi quando ho capito che non era più il caso di giocare di continuare a giocare sì, ho intrapreso l'idea di allenare e dopo alcuni anni da allenatore ho anche intrapreso all'università l'insegnamento di giochi sportivi di pallacanestro e da lì insieme al mio socio Enrico Petrucci è nata l'idea di creare un qualcosa di nuovo per gli allenatori, di cercare di creare un aggiornamento continuo, e quindi abbiamo cominciato a pubblicare i nostri allenamenti, le nostre cose di pallacanestro. Sono piaciute e abbiamo continuato e questa cosa è andata avanti fino, ormai sono 15 anni, fino ad arrivare a più di 20.000 registrati al sito. Caspita, beh. Che ci seguono e l'idea è quella di, ripeto, di tenere aggiornati gli allenatori, gli istruttori, perché comunque c'è bisogno nello sport di avere gente che è sempre all'avanguardia, che sa come affrontare non solo da un punto di vista tecnico ma anche da un punto di vista psicologico i ragazzi. Certo, è giusto motivare i ragazzi e quindi farli far parte di una squadra, di uno sport così impegnativo, certo, però certo. Al tempo stesso in origine deve essere l'allenatore ad essere certo. Formato, entusiasta, sì. Esperto, no? Noi partiamo dal mini basket, dai più piccoli, quindi gli istruttori da noi possono seguire, ripeto, video sul nostro sito Basket Coach, libri, perché produciamo anche libri come editore. Infatti qui l'hai portato qualcuno, insomma, sì, poi magari adesso ci spieghi. E poi facciamo anche delle lezioni, cioè alcune società ci chiedono di portare allenatori a fare delle lezioni per i ragazzi e noi portiamo questi allenatori anche di alto livello a fare queste lezioni con i ragazzi e quindi apprendono cose nuove, apprendono un modo nuovo di allenarsi. Certo, quindi in effetti anche, diciamo così, collaborazioni importanti anche per stimolare sì. Sempre di più anche queste persone che volessero avvicinarsi a essere sì, diciamo allenatori per dare di basket. Una motivazione ancora maggiore, insomma, diciamo, a voler capire come si può migliorare, perché comunque certo. Si migliora sempre. Poi nella pallacanestro, come in tutti gli sport, c'è sempre qualcosa da imparare. Quindi partendo dall'NBA, dagli Stati Uniti fino all'Eurolega, fino, ripeto, al mini basket. Esatto. Anche vedere solo un allenamento di mini basket ti fa venire in mente tante cose. Insomma. Senti, parlando di voi, siete comunque formate allenatori dai più piccoli sì. Fino, diciamo, fino ai senior, fino alle categorie maggiori. Quindi, e come li prepariamo? Li prepariamo, ripeto, attraverso video. Che produciamo noi, quindi di clinic, di allenatori che parlano di un argomento specifico, oppure, dicevo, presentandoci proprio in palestra, quindi andiamo in palestra con questi allenatori. Noi abbiamo avuto negli anni collaborazioni con allenatori americani, abbiamo chiamato Brozinski, Barry Brozinski, che ha allenato tanti anni fa Michael Jordan al tiro, specialista del tiro. Abbiamo avuto Gaetano Gebbia, che è stato allenatore delle nazionali giovanili. Cerchiamo di dare il meglio per far capire che comunque a tutti i livelli si può imparare qualcosa, quindi questa è la nostra idea. Anche con le pubblicazioni, quello che vogliamo fare non è solo sport, perché abbiamo anche pubblicazioni diverse. Abbiamo una biografia di Tonino Zorzi, che è uno degli allenatori, diciamo, che sono stati negli anni passati, insomma, molto importanti per la pallacanestro italiana, come un libro di sonetti su giocatori e allenatori di pallacanestro. Ecco, quindi in qualche modo non solo, diciamo, il fisico, allenare anche un po' certo. La testa, no? Allenare la testa. Anche la mente. Che... Cercare di creare un po' di cultura, esatto, in generale, esatto. Cultura cestistica, ma comunque cultura, non che solo. Che poi appunto mezzo. Raccontando le storie o raccontando le esperienze di altri, penso che sia molto formativo, cioè capire come si sono certo. Mossi in determinate situazioni, certo. Cosa fare in una, che ne so,
in una partita clou, come certo. manovrare la squadra. Sì, infatti anche per questo noi abbiamo fatto, in questo periodo di lockdown abbiamo aumentato chiaramente la produzione video, andando a cercare proprio quegli allenatori che potevano dirci qualcosa in più su come affrontare certe situazioni. Abbiamo intervistato il top da Messina, Scariolo, Abucchi che è stato a Roma, abbiamo sentito allenatori e abbiamo chiesto proprio questo, non abbiamo fatto domande tecniche, gli abbiamo chiesto come si affrontano certe situazioni. È stato molto bello sentire allenatori di, ripeto, disparati livelli rispondere in maniera molto semplice, molto tranquilla. Quindi alla fine il livello sì è importante, ma quello che non cambia è l'approccio. Esatto, è sempre molto poi semplice. Appunto, parlando di sport, è bello anche questo, che a qualsiasi livello poi penso che gli insegnamenti di base siano quelli, cioè nel senso, sì, il fatto di condividere, di, insomma, di fare squadra e quindi di non di collaborare, no? E di collaborare, non avere segreti. Certo, infatti, collaborare e migliorarsi. L'idea è sempre quella del famoso improve, che ha posto Antonio Zorzi, dice, dai suoi giocatori americani, è così, cioè migliorare, cercare sempre di migliorare a tutti i livelli. Il giocatore deve allenarsi per migliorare, l'allenatore deve aggiornarsi per migliorare, quindi restare al passo coi tempi, cercare di non di dare una motivazione in più ai giocatori, perché poi oggi il problema per i ragazzi è quello di tenerli in palestra con le mille, adesso in questo periodo no, però diciamo che comunque in generale con le mille cose che ci sono in giro, tra videogiochi e altre cose, diventa molto difficile tenerli in palestra. Quindi la motivazione è fondamentale, cercare di tenerli in palestra il più possibile. Noi cerchiamo di fare questo, cioè dare un qualcosa in più per far sì di avere armi per poterli tenere. Ecco, questo è importante, no? Il fatto che si parli spesso di come bisogna approcciarsi con i ragazzi, quindi di come effettivamente di come formare i ragazzi, però poi chi forma gli allenatori? Ecco, cioè, questo è il senso, come formarli, e soprattutto qual è la, diciamo, la caratteristica che deve avere un allenatore di base di basket, scusami. Sicuramente la pazienza, nel senso che questa, diciamo, era scontata. La pazienza, perché comunque la pallacanestro è un gioco difficile, non è facile, quindi la prima cosa è la pazienza e riuscire a divertire i ragazzi pur facendoli lavorare. Quindi il divertimento è la base, perché comunque se non c'è divertimento è difficile tenere la gente impegnata in qualsiasi attività. Quindi questa è la prima base. Una volta poi avvicinati i ragazzi, la cosa importante è fargli capire come poter progredire, cioè che si può progredire, si possono raggiungere certi livelli. E poi bisogna essere sempre molto onesti, c'è il ragazzo che non può arrivare, quindi dargli indicazione, guarda, magari sì, gioca un altro uomo per divertirti, ma poi perché non provi a fare l'allenatore, perché non provi a fare il dirigente? Quindi avere anche questa sensibilità, certo, cioè, avere un po' di così l'occhio lungo per capire chi è più adatto per fare cosa, piuttosto cercare di fare inclusione, non esclusione. Cioè, quindi quello che non è bravo non lo devo mandare via, devo cercare di tenerlo comunque. Quindi può aiutarci a noi, può aiutare a lui, insomma, a crescere. E quindi, diciamo, gli allenatori che provengono dalla vostra associazione comunque possono arrivare a livelli così, insomma. Sì, assolutamente. Quello che noi speriamo. Agonistici. Sì, quello che noi speriamo. Noi speriamo sempre che qualcuno poi riconosca che, insomma, qualcosa di nostro l'ha aiutato. E abbiamo avuto consensi da questo punto di vista. Ripeto, l'attività editoriale è stata importante in un momento in cui era un po' tutto fermo. Non si poteva andare in palestra, non c'erano partite magari. Per quello, ma anche negli anni scorsi, diciamo, era un po' tutto fermo nell'ambito sportivo. Noi abbiamo cercato di creare questa novità, dice, tornare ai libri. Sì, i libri sono importanti, perché internet lo devi anche saper sfruttare. Quindi molti ci si perdono su internet. Invece il libro ce l'ho sempre sotto mano, riesco sempre a sfogliarlo e a trovare l'idea giusta, e quindi ce l'ho sempre lì a portata. No, ma infatti sembra assolutamente un'associazione che pensa a tutti i punti possibili. Sì. E gli allenatori che, insomma, sono, quanti allenatori adesso state allenando, insomma, avete allenato nel vostro, quanti ma ne avete noi, il conteggio? Diciamo, è difficile fare un conteggio, perché noi ogni anno facciamo tantissimi clinic, diciamo ne avremo fatti 200-300. Caspita. Abbiamo fatto molto in 15 anni, abbiamo fatto molto lavoro. Chiaramente poi siamo cresciuti anche tecnicamente, i primi clinic erano un pochino più. Per clinic, sì. Scusami. Clinic si intendono delle lezioni, lezioni fatte o individualmente oppure di fronte a un pubblico. Quindi può essere un allenamento di un allenatore che va in una società che l'ha richiesto e fa un allenamento, oppure può essere un incontro fatto per gli allenatori, come facemmo con questo allenatore americano che venne a Roma
per 3 giorni, e 3 giorni ha fatto 6 mezze giornate di allenamento con 60 giocatori con 150 persone che guardavano questo allenamento. Insomma, è stata una cosa molto bella. Sono molto cose belle, impegnative, ma insomma sì, anche molto così entusiasmanti, immagino. Sì, sì, danno adrenalina, danno lo sprint. Sì, bellissimo, sì, insomma, siete una realtà veramente in continua così evoluzione, anche perché anche il basket cambia, magari, insomma, un po' come va avanti. Infatti anche abbiamo fatto anche il primo software italiano per quanto riguarda la costruzione degli esercizi, degli allenamenti, per cercare di facilitare anche la vita all'allenatore. Certo. E quindi può creare con 5 click un allenamento, stamparlo e crearsi i suoi esercizi, modificarli, quindi anche questo, abbiamo pensato anche a questo, insomma, quindi tutte piccole cose che possono aiutare, oppure anche la semplice lavagnetta dove vediamo che gli allenatori scrivono. Noi pensavamo che fosse una banalità, invece ce l'hanno chiesto anche società di Serie A. Molte società di Serie A utilizzano la nostra lavagnetta per scrivere gli schemi, quindi questa è una cosa simpatica. Significa che create cose utili oltre a tutta la vostra linea editoriale, che vi auguriamo assolutamente di continuare, insomma, perché raccontare storie, insomma, biografie di allenatori, di anche giocatori, insomma, immagino che sia tutto molto veramente interessante. E allora bisogna andare sul sito web www.basketcoach.net, ovviamente il profilo Instagram Basket Coach e poi Facebook Basket Coach. L'importante è poi andare anche sul canale YouTube e quindi Basket Coach. Io sono molto contenta di aver conosciuto anche questa realtà, perché insomma Marco ci mette veramente tanto impegno, ma tutta l'associazione Basket Coach. Io vi saluto e vi ringrazio per questo vostro impegno, soprattutto per tutti i nostri ragazzi, insomma. Grazie Marco. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Mi raccomando, rimanete con noi anche per la prossima intervista. Live Social.